Giuseppe Pierani aveva 61 anni. Il suo cuore si è fermato sulla strada provinciale 58 nel territorio comunale di San Giovanni in Marignano, in provincia di Rimini. L'uomo, originario di Tavoleto, viveva a Gabicce, nel Pesarese. Era il pomeriggio di domenica quando stava viaggiando a bordo di uno scooter Scarabeo Aprilia insieme a sua moglie. Attorno alle 17:40 il mezzo avrebbe tentato di compiere una manovra quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con un'auto, una Ford. Il bilancio è grave, Pierani è morto sul colpo. Le altre due persone coinvolte nell'incidente sono state ferite, in particolare la donna, una 57enne, che avrebbe riportato un trauma cranico e toracico ed è stata perciò trasportata in ospedale con il codice di massima urgenza. Ferito anche il conducente dell'autovettura, la quale, dopo il violento impatto, si è schiantata contro un albero. Secondo una prima ricostruzione, pare che lo scooter stesse tentando la svolta in una via traversa quando è avvenuto lo scontro. La comunità di Gabicce piange la morte del suo concittadino, mentre sono ore di apprensione per lo stato di salute della moglie di Pierani.